Oggi si sono aperte per noi le porte dello spogliatoio del Latina Calcio, squadra neopromossa in Serie B, e noi oggi incontriamo Marcello Cottafava. Ben trovato. Grazie, ciao. Il nostro programma racconta la storia del campione, quindi raccontiamo un po' la tua carriera, ma non solo. Partiamo da alcune curiosità. Per esempio, sei un calciatore ma figlio di un giocatore del nazionale di rugby. Come mai non hai preso quella strada e ti sei dedicata al calcio? Una scelta più scontata. Sì, forse per quello. Diciamo che le mie foto da piccolo sono col pallone ovale. Io sono cresciuto sui campi di rugby perché ovviamente seguivo papà e quindi quelli sono i miei ricordi. Poi dopo il calcio, lo sappiamo tutti, in Italia lo sport va di più, a scuola, il campetto sotto casa, e quindi anche se per qualche anno ho cominciato a intraprendere un po' qualche partitella di rugby, alla fine la mia strada è stata quella di calciatore, e verso i 12-13 anni ho cominciato a giocare solo a calcio e poi ho cominciato un po' la mia carriera. Quindi diciamo che in famiglia sono stato un po' la pecora nera, perché fra rugbisti e calciatori non c'è buon sangue, siamo visti un po' così, e quindi mio papà ha dovuto subire i primi anni qualche sfottò simpatico dei suoi compagni, però poi dopo ha visto che quella era la mia strada, alla fine è stato contento anche un po' di quello che ho ottenuto dopo. Però cosa ti è rimasto del rugby? Quale insegnamento magari ti è servito poi nel calcio, guardando papà fare quello sport? Ma sai, il rugby è, come ormai negli ultimi anni, è diventato anche uno sport conosciuto, e quindi questi valori che spesso si raccontano che il rugby ha, come questa unione, questa voglia di non mollare mai, questa grande collaborazione, sono veri, perché già da piccole questi sono i messaggi che vengono insegnati dagli istruttori, poi dagli allenatori dopo, quindi sicuramente questo aspetto qua di collaborazione, di non mollare mai, di spirito di sacrificio, l'ho visto nel mio papà e me lo sono portato anche un po' dietro, e penso che un po' in tutti gli sport sia utile. E nel rugby è più spiccato anche per il tipo di gioco, quindi credo che questo sia il messaggio un po' che mi ha lasciato il rugby. Ho cercato un po' di portarmi in tutta la mia carriera con una grande determinazione, e penso che mi abbia aiutato anche nel calcio. Perché nel calcio poi si perdono questi valori? Non vediamo il famoso terzo tempo? Quello è difficile. Difficile, sono tanti aspetti che lo condizionano. Io penso che in campo, anche un po' il tipo di gioco, per come è fatto, il rugby è uno sport molto fisico, dove si sta molto vicino alla palla e tutti, e quindi è difficile tirarsi indietro. Mentre nel calcio invece anche la distribuzione dei giocatori in campo, io fra me e l'attaccante ci sono tanti metri di differenza, quindi è un po' anche il modo dello sport che magari porta a essere il giocatore considerato un po' più come singolo che come gruppo, anche se poi penso che dentro al campo tutti ci si aiuti. Ecco. Fuori è difficile, perché soprattutto in Italia non si riesce a prendere questa strada che magari in altri posti, soprattutto in Nord Europa, ci sono. È difficile capire un po' gli aspetti proprio a livello anche sociale, come mai non è. Io penso che l'insegnamento venga dato dall'inizio, dai bambini, devono essere chi oggi istruisce i bambini di 7-8 anni, devono insegnare. E poi anche il nostro esempio che siamo già giocatori di un certo livello, e darlo. Non sempre ci si riesce, anche se penso che negli ultimi anni ci sia una particolare attenzione sotto questo aspetto. Like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. È vero che da piccolo avevi qualche chilo di troppo? Sì, è vero, sì. Diciamo che fino a 8-9 anni, anche di più, non giocavo, facevo il guardalinee, perché fino a 12-13 anni mi sembra non ci sono i guardalinee ufficiali, e io ero il guardalinee ufficiale della mia squadra, giocavo nella Pegliese, una squadra di Genova, e
E effettivamente ero un po' grassottello e piccolino, addirittura i miei genitori avevano paura avessi dei problemi, di non mi sviluppassi, perché ero veramente... E invece poi dopo, piano piano, sono stati bravi lì anche i primi anni in cui facevo le giovani della Sampdoria a credere in me, perché paradossalmente non giocavo tutto l'anno e poi venivo riconfermato l'anno dopo perché vedevano che c'era del potenziale. Non era facile perché ovviamente non giocavo mai. E poi dopo, quando sono cresciuto, alla fine è stato tutto più facile perché comunque serve. Il fisico è venuto. Il primo tiro ad un pallone te lo ricordi? Ma il primo tiro a pallone è stato sotto casa, come il 98% degli italiani, e avevo la classica piazzetta, era più facile anche nel mio quartiere, comunque in generale, trovare degli spazi, e ho cominciato così, poi a scuola e poi dopo 8 anni ho cominciato in questa società del mio quartiere, della mia zona, la Pegliese, e da lì è un po' cominciata la mia carriera, che andava in parallelo a quella del rugby. Cioè io facevo sia calcio che rugby, penso sia uno dei rarissimi casi in cui un ragazzo abbina questi due sport, e per i primi anni, e poi dopo invece... Hai capito che eri meglio come calciatore? Sì, anche se qualche volta il mio compagno di squadra mi ricorda che sembro un rugbista per qualche mio rinvio alto e lungo, e probabilmente qualcosa mi è rimasto del rugby. Quando hai iniziato a fare sul serio, a capire che quella di calciatore poteva diventare per te una professione, non solo un gioco? Ma guarda, è strano perché io quando ripenso alla primavera della Sampdoria, dove ho fatto il giovanile, anche forse il primo anno in cui sono stato fuori casa a Saronno in C1, quindi già in un campionato di un certo livello, non ho ricordi di che pensassi che quella era la mia strada. Cioè io facevo ancora l'università, facevo il vecchio ISEF, le scienze motorie, e onestamente già ero un professionista per il primo anno, quindi era facile pensare che poi un po' tutti il sogno dei ragazzi diventare calciatore. Io non ho mai pensato al 100% fino a 18-19 anni di voler fare calciatore. La prendevo veramente come una cosa bella che mi divertiva, che mi dava soddisfazione, però non andavo oltre questo. E poi ovvio, quando ho cominciato invece a girare, a avere anche un'età un po' più matura, allora sì, ho pensato che forse questa era la mia strada, però non ci ho mai puntato tantissimo, l'ho sempre vista un po' come quasi di anno in anno, cioè mi sto divertendo e vediamo cosa succederà, non mi sono mai proiettato. Questa è una cosa strana perché la classica domanda, cosa dovresti fare da grande, calciatore, tutto così, non è mai stata una priorità. Forse anche l'insegnamento di un papà che avendo fatto sport sa che veramente le cose possono cambiare da un momento all'altro, quindi mi ha insegnato a vivere abbastanza la giornata, quindi per i primi anni è stato così. Poi ovvio ho visto che i risultati c'erano e poi dopo è venuto da sé che questa fosse stata la mia professione. Hai girato un po' tutta Italia, sì, comunque varie squadre. Penso che ogni anno, comunque ogni società ti lascia qualche cosa, nel bene e nel male. E, ovvio, a Treviso ho fatto 3 categorie, C, B, A, e quindi ho fatto 4 anni e mezzo, ho vissuto anche la parte un po' centrale della mia vita, quindi calcistica, quindi ho tanti ricordi. Ho fatto l'esordio in Serie A, che penso che sia anche un punto d'arrivo per uno che intraprende questa carriera. Però ho dei bellissimi ricordi anche a Lecce, dove ho fatto bene, una bellissima città, una bella gente, mi sono trovato veramente bene come persona, anche a Trieste. Diciamo che ogni società e ogni città mi ha lasciato qualche cosa. Se proprio devo dire una, forse ecco Treviso, per questa cavalcata che abbiamo fatto veramente in 4 anni, ad arrivare dalla C alla A, è un qualche cosa che ti lascia sicuramente cose positive, ricordi positivi. Il giorno del tuo esordio in Serie A, cosa hai pensato nello spogliatoio prima di entrare in campo?
Beh, c'era tanta emozione, sicuro, perché la prima giornata ero squalificato per un'ammonizione stupida, rimediata. Esatto, sì. No, perché l'anno prima avevo rimediato ai playoff una ammonizione, fra l'altro, quasi a tempo scaduto, e quindi la prima giornata ero squalificato. E mi ricordo che eravamo dentro gli spogliatoi e avevamo messo la TV perché c'era il famoso sorteggio per i campionati. Io speravo di non incontrare una biga la prima, ovviamente è stata Inter Treviso la prima, e quindi a San Siro sono andato da spettatore la prima volta. E poi ho esordito quella dopo in casa, ma a Padova, perché lo stadio è ancora entrato, con Livorno. E quella settimana lì è stata una settimana particolare, perché c'era l'ansia di preparare la partita, però l'ansia dell'esordio, l'ansia di arrivare bene a questa partita qua, e quindi è stata veramente una grande emozione. Poi dopo, quando è iniziata la partita, la tua concentrazione è lì, e quindi non ci ho più pensato, ecco, era una partita di calcio normale, però sicuramente una soddisfazione, ecco. In Serie A quale giocatore ti ha impressionato di più incontrare o scontrarti, visto che sei difensore? Ma è difficile, quell'anno lì c'erano veramente delle squadre importantissime. Noi abbiamo giocato col Milan, che davanti aveva Shevchenko, e Kakà e Gilardino, Pirlo, Rui Costa, veramente c'era l'imbarazzo della scelta. Forse Milan e Juventus sono le due squadre che mi hanno impressionato di più. Quell'anno, ecco, forse devo dire un nome, dico Kakà per l'eleganza, per la classe che aveva in campo, perché è veramente un giocatore che non ti dava mai l'idea di cosa stava per fare, e lo faceva con un'eleganza incredibile, quindi forse quell'anno lì e quel Kakà era il giocatore più importante. The day before Tuesday. Difensore sin da subito? Sì, perché rugbista, cosa devi fare? La tua avventura qui a Latina, un'avventura piena di soddisfazioni. L'anno scorso la promozione in Serie B è una promozione storica per questa città. Come hai vissuto questa città, questa trasformazione anche di un calcio che improvvisamente diventa grande? Sì, effettivamente mi sento molto partecipe, come me anche i miei compagni, di questa avventura, perché l'anno scorso il Latina, soprattutto d'estate, inizio campionato, non aveva ancora proprio un futuro vero e proprio, un obiettivo. E invece poi verso agosto, settembre, la società ha investito molto, ha lavorato molto bene e ha costruito una squadra valida. Nessuno però onestamente pensava di poter raggiungere la Serie B. È stata proprio una cavalcata. Man mano che passava il tempo abbiamo preso consapevolezza, la città anche, e quindi io, che ero un po' il più grande, perché ero il vecchietto della squadra, e poteva essere visto questo scendere di categoria dopo tanti anni di Serie B come un accontentarsi, ho ritrovato un entusiasmo incredibile. È stata per me una spinta incredibile, perché ho trovato entusiasmo, ho trovato una società molto ambiziosa, e la città si è trovata comunque a lottare per un obiettivo importante e ci ha seguito tantissimo. Quindi è stata veramente una cavalcata che mi ha lasciato molto, ecco, soprattutto perché a fine carriera magari uno non se l'aspetta. Invece è stata una spinta incredibile, e abbiamo finito quel famoso 16 giugno contro il Pisa con una partita incredibile, finite supplementari, è una promozione veramente storica, perché è anche la prima del Latina in Serie B. Ora scendiamo in campo. Sei pronto? Sì, va bene, sono pronto. Io no, sì, però 5 minuti ti scaldiamo e via, saremo pronti. Va bene, a dopo.
express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hers. It's like the last line you draw to remind a pastime, a fast minded feeling of freedom, please you be recognized. E apertura. Brava. Bravissima. Bisogna usare anche l'altro. Ah. Già diventa difficile. Mm. Perfetto. Insomma. Collo dritto così. Questo era uno stop. Ho già fatto i tiri in porta, dai. Tu vai già avanti. Stop. Poi il colpo di testa meglio devo fare. No. Al volo. Per un difensore è fondamentale calciarla al volo quando si deve liberare l'aria. Quindi spesso la palla capita alta, uh-huh, e ci si dà di piatto, che è la parte più facile per colpire, per allontanarla, no? Quindi ti voglio mettere alla prova col piatto al volo. Hai capito? Va bene. Dove? Sì. Sei esperta di calcio. Vai. Su questo non è facile, eh? Eh no, però ci riproviamo. Tre tentative ce la fai, vai. Va bene. Hai visto? Però l'ho mandata troppo bassa. Dovresti mandarla in mano, vai. Ci siamo quasi. Vai. Allora me la lanci a me e faccio vedere io? Sì, assolutamente sì. Vado? Vai. Più bassa. Ecco, facciamo anche i palleggi. Facciamo qualche lancio distante. Stop e calcio. Va bene. Brava, eh. Stop. Brava. C'hai il piede più da centrocampista te che da difensore. Io direi che sei promossa, eh? A pieni voti? Sei promossa a pieni tanto voti. Da andare quasi a fare un sei gol. Sei pronta per andare a fare gol. Ti metto in porta, provi? Sì. Vabbè. Spiazzato. Allora non è un difensore, è un attaccante. Con un rigore così ti abbiamo scoperto, sei un attaccante. Io ho appena segnato un gol, ma tu, anche se da difensore, hai una certa familiarità con la rete. Sì, diciamo che soprattutto nei calci piazzati ogni tanto vengo in avanti e qualche gol riesco a farlo, quindi anche sotto questo aspetto qua sono contento. Ci descrivi quell'emozione? È una grande emozione, soprattutto per un difensore che prima della partita pensa più a non farselo fare il gol, e quindi quando arriva è un'esplosione. Mi ricordo fra l'altro l'ultimo gol che ho fatto qua, l'altra porta, prima di andare in ritiro ho detto a mia moglie che era incinta, ho detto oggi faccio un gol e esulto con la palla sotto la maglietta, e lei ovviamente si è messa a ridere. E invece ho fatto un bellissimo gol, sono andato sotto la curva e dopo tornando indietro ho messo il pallone sotto la maglietta e ho detto visto, te l'avevo promesso, ho mantenuto la promessa. Perché tu hai tre figli. Sì. Uno tra l'altro è arrivato da poco. Sì, ho una femminuccia di 6 anni, il maschio malato per il calcio di 5, e l'ultima arrivata, la piccolina, quest'estate qua. A fine giugno, proprio giusto, vinto il campionato, lei praticamente ha fatto tutta la gravidanza, ha fatto tutto il campionato, quindi è già nata sotto una buona stella. Un'esultanza particolare hai quando segni oppure no, quello che ti non viene? Sono legato, sì, non sono legato a un'esultanza particolare. Poi dopo un gol ti saltano tutti addosso, quindi è veramente difficile esultare. Diciamo che vengo sommerso dai miei compagni. Mi hanno detto che sei un difensore da fantacalcio, come mai? Ma diciamo che quando
Nel fantacalcio costo poco e ho una media avuto abbastanza buona, quindi tutti i miei amici che mi hanno preso mi hanno sempre detto tu sei un buon giocatore da fantacalcio. E allora chiudiamo con questa curiosità, grazie di averci accolto qui nello stadio del Latina, in bocca al lupo per questa stagione in Serie B. Crepi il lupo, grazie a voi. Noi invece ci ritroviamo la prossima settimana, sempre con vite da campioni. Ancora grazie a tutto il Latina Calcio per averci ospitato qui oggi. Grazie ancora. E c'avevo papà attaccante, un numero 10 in realtà. Oddio, mi è scappato proprio. Vai di corsa, mi da ricorrere la palla, Giusto, giusto, giusto. Non facciamo la scena. Vuoi la scena da rigore? No. Sì. Vuoi? Sì. Facciamo la scena da rigore? Dai. Però non cado. No, devi cadere. No. In the past I'm a fast modded feeling of freedom please you be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say. Kill bias, independency, and I'll kill the sea. Cause the young self is stealthy mass appeal. Where's my news? Where's my news? If it's like every word slipping through my mother's spinning.